Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fuori Casa Cose Appena Viste. Sono qui al Sisto, del che se ne dica purtroppo senza Silvio, che saluto e che abbraccio. Sono venuto a vedere proprio oggi, che è il giorno in cui è uscito nelle sale italiane, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, scritto da James Ivory, candidato a 4 premi Oscar tra cui miglior film. Soddisfazione incredibile non solo per il regista italiano che ammiriamo molto, ma anche ovviamente per un po' tutto il sistema produttivo italiano, perché è riuscito a portare a livello internazionale un film straordinario, diciamolo subito, un film sontuoso, un film magnifico, un film emozionante, con attori bravissimi, Ernie Hammer, Timothée Chalamet, anche lui candidato, e un meraviglioso anche Michael Stuhlbarg, che è praticamente l'attore coeniano di A Serious Man. Aspettate la fine e gustatevi il suo monologo, che contiene delle meravigliose riflessioni poi sul senso della vita del film. Dicevo, soddisfazione incredibile, perché si tratta di un film che ha avuto una vita lunga, perché è stato presentato alla sezione Panorama dello scorso Festival di Berlino, quindi ormai 11 mesi fa. In questi 11 mesi ha conquistato il mondo questo film, ha conquistato l'America, è stato acclamato dalla critica di tutto il mondo, in America è uscito già da tempo, ha incassato 9 milioni e passa di dollari e ne è costati 4, quindi se vogliamo è un film che è già rientrato con le sue spese. È un film che è stato candidato agli Oscar, quindi adesso probabilmente conoscerà un ulteriore rilancio nelle sale, un ulteriore nel mondo, ripeto. In Italia esce oggi, io ho colto la palla a balzo, sono venuto qui al Sisto a vederlo, esce oggi con una distribuzione che non è straordinaria, a meno di 140 sale in Italia e meno di 3 manifesti di Ebbing, Missouri, per intenderci, però qui a Frosinone è arrivato. Non sono felicissimo di essermi goduto questa esperienza, goduto questa esperienza, mi raccomando, al piacere, questo film è fondamentale, senza il piacere non potrebbe esistere questo film, goduto questa esperienza di 130 minuti che non pesano assolutamente, di questa iniziazione, se vogliamo, sessuale, sentimentale e alla ricerca della propria identità del personaggio interpretato da Chalamet, questo giovane ragazzo 17enne che vive durante l'estate del 1983. Il film è ambientato in Italia, nella pianura padana italiana, nell'area del Bergamasco, di Crema e dintorni. Vive in questa pianura padana, in questo paesaggio bertolucciano, la sua iniziazione sessuale, la sua storia d'amore con Oliver, con questo americano attore che abbiamo trovato in David Fincher in The Social Network, interpretava i due gemelli, appunto, che grazie alla computer grafica furono sdoppiati, insomma l'attore era uno ma interpretava tutti e due i gemelli, e la loro storia è emozionante, rapisce perché è piena di sensualità, di sentimento, è piena di una corrispondenza e di un'intimità particolare, perché i due che amano l'arte, i due che amano la musica, i due che amano la natura, che amano girovagare, amano godersi l'istante del presente, si incontrano, si sfiorano, si toccano, si posseggono, si penetrano, ed è veramente meraviglioso vederli insieme, ed è veramente meraviglioso scrutare le loro esistenze, che diventano un tutt'uno, le loro identità che diciamo così, in qualche modo trovano la loro completezza e la loro pienezza nel loro rimanere se stessi eppure cambiare. Bellissima la riflessione su Eraclito, il film è pieno di filosofia anche, ma una filosofia che Guadagnino riesce a mettere in scena, e delle parole che parlano di filosofia e di arte che Guadagnino riesce a mettere in scena rendendole cinematografiche, perché il film è molto parlato, ma le parole sono cinematograficamente efficaci. Quindi veramente un plauso a questo meraviglioso cineasta che con questo film scrive praticamente la terza parte della sua trilogia del desiderio, che era iniziato con Io sono l'amore, con Tilda Swinton, film che dovete recuperare, che io ho in Blu-ray, ma che veramente è di molto inferiore a questo, perché Guadagnino, da quando ha iniziato la sua carriera, ricordiamolo, con Melissa P,
ha fatto veramente dei passi avanti da gigante, anche nella trilogia del desiderio, perché poi abbiamo Big Splash e questo è il terzo film. Lui stesso l'ha definita la trilogia del desiderio in un'intervista che ha rilasciato a Film TV. Sembra veramente un regista cresciuto in modo esponenziale, una consapevolezza del mezzo ed una fluidità di regia che è però sontuosa, che però è magistrale, che lascia sbalordire, che lascia senza fiato. Una messa in scena che quasi toglie il fiato per quanto è perfetta, una messa in scena che quasi toglie il fiato per quanto è perfetta, un uso dei suoni e un uso della natura che è veramente straordinario, ma anche le architetture e le geometrie, sia delle scenografie che della regia, sono chirurgiche, sono di una profondità, non solo di campo, viscontiana. E qui cito il secondo regista che Guadagnino, secondo me, sceglie come referente e come modello per se stesso, oltre Bertolucci, c'è cioè molto Visconti, ma anche una profondità poi di contenuti e una forma così studiata, dove anche la messa a fuoco è fondamentale, perché spesso e volentieri Guadagnino sceglie in piano sequenza piuttosto che il campo e il controcampo, e state attenti nel piano sequenza a cosa è fuoco e cosa non è fuoco, state attenti anche quando nei primi piani, quando c'è un solo personaggio in scena, a cosa è fuoco. Quindi in mezzo a tutto questo a questo calibrato modo di procedere c'è una sorta di profondità anche tematica, esistenziale, che viene approfondita. Il film è apprezzatissimo dalla critica in tutto il mondo, non solamente in Italia, vola altissimo nei giudizi e nei pareri vorrei dire, insomma, cinematograficamente un'opera imponente. Visconti e Bertolucci, ripeto, fanno da padrone come riferimenti, Bertolucci più nella parte estiva esterna, Visconti più negli interni e nel modo di riprendere i corpi umidi, l'acqua e i liquidi che bagnano le superfici dei corpi sono molto eloquenti da questo punto di vista, viscontiani da questo punto di vista. Dicevo, guardo i miei punti perché ho scritto delle cose e per avere tutto sott'occhio ogni tanto butto l'occhio giù, quindi non vi preoccupate, e passeggio perché sono molto emozionato ancora, fatico a scrollarmi di dosso i brividi di questo meraviglioso film, di questa splendida storia di giovinezza, di amore, di tempo, di arte, di natura, di umanità. Il triangolo meraviglioso essere umano, natura, arte in questo film conosce una sublime rappresentazione che vi lascia, che vi entrerà sotto pelle e vi rimarrà attaccata, appiccicata, ancorata a tutti gli organi, perché questo è un film sensitivo, sensoriale, sensuale. È un film dove, dicevo, Visconti e Bertolucci fanno padrone, ma Guadagnino riesce in tutto questo marasma di riferimenti altissimi che sceglie, non li voglio neanche citare, Morte a Venezia, Ballo da Sole, eccetera, 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 in mezzo a tutti questi, a questo marasma, lui trova però la sua strada, lui trova da bravo alunno, da bravo scolaro, che vuole andare dai maestri più bravi che ci sono in circolazione, in realtà poi sa trovare la sua identità e sa rielaborare il tutto con spirito critico e con grande intuizioni, con geniali intuizioni, che possiamo vedere in alcune scene, non solo della penombra, l'uso della penombra, l'uso della natura, l'uso del verde, l'uso dei movimenti di macchina particolari e di modo di inquadrare i corpi particolari dal basso, scolpirli nel fotogramma come Prassitele scolpiva, perché il terzo maestro che sceglie Guadagnino è Prassitele, come Prassitele scolpiva le sue statue, e questo lo capirete vedendo il film. Quindi veramente fa della macchina da presa lo scalpello che scolpisce i corpi e scolpisce le emozioni, che rende tangibili le emozioni e rende evanescenti i corpi. Meraviglioso, tutto meraviglioso in questa atmosfera rarefatta dell'estate padana italiana, del pentapartito che sta diciamo così facendo iniziare la crisi dell'Italia che non è mai finita, quindi in questa sorta di segmento sospeso tra un passato italiano che inizia dagli antichi greci e che non è ancora finito, e un futuro che sappiamo essere drammatico. C'è questa parentesi sublime dell'estate padana, dell'estate italiana, dell'estate piena di noia, piena di tempi dilatati, questo tempo così breve eppure così infinito che separa il prima dal dopo. E qui arriviamo al punto cruciale del film: la vita che cos'è se non un passare dal prima al dopo, se non un muoversi da una nostra storia a un nostro futuro, da un nostro ricordo a una nostra speranza.
E cos'è la storia di un popolo se non passare da una storia che deve essere anche riscoperta mediante l'archeologia, che deve essere riportata in superficie, che non deve essere mai dimenticata mediante la ricerca, mediante il tempo che ci riporta alla memoria le cose che sono morte, che crediamo morte, e l'attesa di questo futuro che deve cambiare, che sarà tremendo, che sarà apocalittico, che sarà fantastico, non lo sapremo mai. E quindi che cos'è la storia dell'umanità e la storia dell'uomo se non quel momento di impercettibile intensità, di effimera profondità, meravigliosa banalità e di semplice complessità, che è il presente, che è questo battito di ali che sappiamo caricare di significato con la nostra sensibilità, con la nostra umanità, con i nostri sentimenti, con le nostre emozioni, e quindi diventa in realtà un tempo infinito, ma drammaticamente breve, che diventa un tempo dilatato, ma tragicamente, diciamo così, destinato a diventare altro per rimanere se stesso, a diventare futuro, a diventare sì, passato perché sia ancora futuro. Insomma, è un film veramente splendido e sontuoso da questo punto di vista. Il tempo che deve cambiare per essere sempre se stesso, come l'essere umano che deve cambiare per essere sempre se stesso. E che cosa c'è di meglio della parola per parlare di identità e per parlare di sensibilità e per parlare di se stessi e per parlare per cercare di dare forma a questa realtà che sembra senza significato, che è la vita umana. E nel film ovviamente tutto quello che si dice, anche se sembra una divagazione, anche se sembrano discorsi un po' che deviano che esulano dalla trama principale, in realtà tutti questi discorsi, in realtà tutti questi dialoghi e anche queste riflessioni a voce alta, o queste letture che si fanno, o questi confronti che sembrano parlare del nulla rispetto alla trama, in realtà sono tutti legati alla trama. Quindi la parola non è mai sprecata in questo film, la sceneggiatura è di ferro da questo punto di vista. James Ivory, l'autore della sceneggiatura, signor regista, voglio dire, degli anni 90, ci ha regalato sontuosi anche lui film molto profondi, intellettuali, artisticamente, cioè che facevano dell'arte uno strumento su cui, un oggetto su cui riflettere, un qualcosa anche di cinematografico, arte letteraria, arte figurativa, arte a 360 gradi. Dicevo, questi discorsi non sono mai buttati lì per caso, ma hanno un senso, sia quando i due protagonisti parlano di Bach e del modo in cui si cambia il tempo e si cambia impercettibilmente Bach, l'esecuzione musicale di Bach al pianoforte, perché il nostro protagonista è un giovane lettore, artista, musicista che sa tutto praticamente, che sa fare tutto, aristocratico anche nell'anima, oltre che nella famiglia di appartenenza, famiglia ebraica, protagonista che anche alla ricerca di una sua identità, perché si sente un pesce fuor d'acqua, perché è un ebreo in mezzo a persone che non sono della sua stessa religione, è anche esponente di una famiglia che parla molte lingue, figlio di un archeologo e di una ricca aristocratica che sa tutte le lingue del mondo ed è una veramente nobile nei modi, quindi si sente un po' un pesce fuor d'acqua nell'Italia della pianura padana, che parla in dialetto con le governanti, con i popolani, eccetera, con il borgo, nativo borgo selvaggio, una cosa del genere. Insomma, c'è lui che si sente in qualche modo alla ricerca di un'identità perché fatica a trovarne una, essendo figlio di tante culture contemporaneamente, e quindi ecco perché lo specchio poi che mette a fuoco se stesso lo trova in questo americano ebreo che arriva e che in realtà parla la sua stessa lingua, che è quella dell'arte. Quindi non sono sprecate le chiacchiere quando parlano di Bach e litigano su Bach, e sembra che stanno parlando in realtà di loro stessi. Attenzione bene, quindi l'arte che serve per tante cose in questo film di Guadagnino, perché l'arte non è solamente il nostro ieri e non è fatta solamente per durare oltre il nostro tempo presente, e quindi l'arte non è solamente qualcosa che sta prima
delle persone e dopo le persone, ma anche una cosa che sta tra le persone e dentro le persone, ma è anche un vocabolario di termini, è un vocabolario che offre il lessico necessario per parlare dei propri sentimenti, della propria identità e del proprio io, è un modo per cercare se stessi, e quindi i libri, quindi la musica, e quindi sono fondamentali del film, sono degli oggetti, sono dei corrispettivi dell'animo umano, sono il correlativo oggettivo dei sentimenti, e la messa a fuoco sull'arte avviene sempre in modo verbale, come avviene durante scusate se vi racconto alcune scene, ma per farvi capire il mio ragionamento, come avviene durante una scena dove c'è il temporale e quindi i tre figlio e genitori sono sul divano, scena meravigliosa, è veramente una composizione, un quadro, quello che ci regala Guadagnino nella messa in scena, i tre sul divano che si accarezzano, papà, mamma e figlio, in modo molto intimo, in modo molto bello, delicato, dove c'è complicità, cioè è veramente un quadro poi meraviglioso, per come i corpi costruiscono questo cerchio all'interno del fotogramma meraviglioso, quindi il piano sequenza dove la mamma legge il libro, legge la storia del 400, dove c'è questo cavaliere che deve parlare o morire, no? C'è questo grandissimo dilemma, peraltro legge in tedesco, traduce in italiano, scena meravigliosa, e anche lì il montaggio poi ci dice, ci spiega tante cose, forse alcune metafore, alcuni simbolismi, alcune scelte di montaggio sono troppo esplicite, non lo so se si vuole trovare qualche difetto a questo meraviglioso viscontiano film che entra nel cuore, che entra nell'anima, che penetra, perché è un film penetrante, signori, c'è poco da fare, che ti penetra nel cuore e ti rimane dentro fisicamente, perché è un film che dove dovete sentire i corpi, dove li dovete palpare, perché sono vitali, perché sono destinati a deperire, sono destinati a lasciare di sé solamente poche tracce nel ricordo, magari se creano qualcosa come l'arte riescono a tracciare, a lasciare solamente immagini di sé, simulacri di sé, e sono come l'acqua, fluidi, liquidi, quest'acqua che ritorna costantemente, perché questi liquidi che tornano costantemente perché bagnano i corpi, perché la vita umana è come l'acqua, l'acqua dà vita, ma alla fine noi scorriamo via per cambiare in continuazione, ma siamo sempre fiume, siamo sempre acqua, quindi c'è veramente tanta profondità, tanta complessità, tanta meraviglia in tutto questo. E poi altra cosa fondamentale, l'altra scena fondamentale, diciamo, in cui si parla in modo significativo, è l'inizio, quando arriva l'americano che si riposa, dopo essersi riposato si sveglia e parlano dell'albicocca, quindi la natura, il frutto. A volte lì gli accostamenti sono veramente disturbanti tra il cogliere il frutto, assaporare il gusto della vita, il resto prima in senso, diciamo così, romantico, sentimentale, fisico, erotico, e poi in senso fisico cogliendo la pesca e facendo le cose che si fanno con questo frutto, vabbè, che non vi sto a raccontare. Quindi lì l'accostamento è veramente, il simbolismo è veramente sfacciato, ma il film è bello anche così, perché vive di pulsioni e vive di pancia da questo punto di vista, senza avere paura di essere troppo sfacciato da questo punto di vista, dal punto di vista narrativo. Dicevo, quando si parla dell'albicocca, il frutto precoce, ecco, persino nell'etimologia dell'albicocca c'è la riflessione sul tempo. Mamma mia, mai la filologia era stata così, per me che poi ho fatto studi classici, ho fatto filologia all'università, mai riflettere sull'etimologia dei nomi è stato così sexy, è stato così erotico, è stato così emozionante, è stato così sensuale, veramente splendido, perché da dove viene il termine albicocca? Dall'arabo, no, viene dal latino, che poi è stato, diciamo così, ripreso dai bizantini, quindi è uno dei pochi casi in cui un termine latino poi diventa greco e poi passa all'arabo, quindi bellissima lezione di filologia, con la benedizione del Trent e Lode per chi ha preso filologia. Ovviamente è andato a trovare un altro americano bellissimo che sa di filologia, mamma mia, di archeologia, e che sta facendo riflessioni su Kierkegaard, passa da Eraclito a Kierkegaard, a Prassidele, come se niente fosse, mamma mia, bellissima come cosa. Diciamo, mai la filologia era stata così bella, così poco noiosa e così coinvolgente, meravigliosa veramente. L'albicocca è frutto precoce.
Quindi anche lì c'è una riflessione sul tempo. Il prima che diventa dopo, e questa parola dopo che viene sempre ripetuta dal nostro americano, che infastidisce questa parola, dopo, dopo, rimandiamo, procrastiniamo, e questo rimandare, questo svuotare il presente di quello che si vorrebbe, perché questo qualcosa che si vorrebbe lo dobbiamo fare, lo rimandiamo a dopo, il nostro incontro, dopo, aspettami, siamo in un'Italia, siamo in un mondo, in una realtà storica, quella dell'83, dove non c'è il telefono, dove non c'è la simultaneità, dove non c'è l'istantaneità, per sapere dove è un'altra persona. Si assapora l'attesa e il dopo perché mancano tutti gli strumenti che nel nostro presente hanno reso il presente pieno di roba, anche inutile e superflua, quando invece l'attesa permette di capire cosa vale la pena attendere, e quando arriva quella cosa che io ho atteso, il tempo non è più lo stesso, perché il mio presente è qualcosa che in cui sprofondo con maggiore consapevolezza, diciamo così. Adesso mi è venuto un po' raffazzonato questo pensiero, ma veramente un film complesso che è anche stupido voler commentare dopo 30 secondi che è finita la visione. Questo è un film che deve crescere dentro ognuno di noi, sul quale bisogna riflettere a distanza di tempo. Io ci rifletterò quando l'acquisterò in Blu-ray, ci rifletterò a fine anno quando lo inserirò molto probabilmente nella classifica dei migliori 20 titoli di questo 2018, che finalmente mi regala il primo grandissimo film di cui sono veramente felice, felice per le nomination, felice per i premi, felice per il successo, felice per il consenso della critica, felice per l'accoglienza, felice perché in sala comunque c'erano diverse persone che si sono emozionate, che hanno pianto, che si sono gustate la parte finale, dove il tempo è passato, quindi l'estate, che doveva essere semplicemente una parentesi intesa dell'inverno, è passata e ha lasciato l'inverno. L'uso degli elementi, attenzione al vento, signori, quando c'è il vento, l'inquietudine, quando non c'è il vento, cosa significa la presenza del vento fuori e l'assenza del vento? Fate attenzione a come Guadagnino sa accostare i suoni della natura con le sensazioni dell'animo umano. Anche questo è fondamentale, anche questa corrispondenza con la natura è fondamentale. E veramente diventano un tutt'uno uomo e natura, c'è questo panismo meraviglioso, ma anche uomo e arte diventano un tutt'uno, e lì praticamente il cerchio si chiude, perché l'arte è la testimonianza che l'uomo lascia nel vivere nella natura circostante, nell'ambiente che lo circonda. Quindi la traccia della presenza dell'uomo è l'arte, che modifica la natura e che dà un nuova linfa alla natura, perché la imita e perché la carica di significato, dopo che dell'arte ci siamo nutriti, non la guardiamo più con gli stessi occhi questa natura, perché il mare non è più lo stesso dopo che abbiamo capito che è dolce naufragare nell'infinito della natura, e quindi i silenzi e la siepe non sono più le stesse cose. Faccio l'esempio di Leopardi, così tutti lo capiamo, e questo triangolo diventa meraviglioso, uomo, natura, arte, perché c'è l'arte che punta fuori dall'acqua della natura, e questo liquido amniotico che pervade tutto il film, l'arte che è caratterizzata, cioè che porta con sé la pesantezza del tempo trascorso, e quindi le statue ritrovate, e quindi i libri che sono così unti, che sono così sporchi, che sono così ingialliti, che sono così invecchiati, che portano tanta storia, tanta vita dentro di sé, su di sé, veramente, non solo in quello che dicono, ma anche nell'aspetto che hanno. È così Bach, che ha tanta vita perché può essere modificata all'infinito dialogando con altri poeti, cioè anche la musica che acquista significato modificandola alla luce di altri musicisti, ma veramente stiamo parlando di un film che in ogni scena, in ogni sequenza ha qualcosa da dire, in ogni scena, in ogni sequenza ha qualche regalo per noi spettatori così avidi, così desiderosi di carpire e di scorticare le superfici, di entrare in profondità delle cose, delle persone, dei fotogrammi, del senso del film, delle soluzioni di regia e della grandezza della scrittura di questo meraviglioso, magistrale film che entra nel cuore veramente.
è il piacere che si prova nel guardarlo, è un piacere che lascia il segno. Lo sconvolgimento del protagonista è anche il nostro sconvolgimento, e i liquidi anche in quel caso sono importanti, il sangue dal naso, il vomito, sono fondamentali perché sono sempre successivi a qualche cosa che ha turbato il nostro protagonista. Quindi sia il piacere che il dolore sono legati a queste reazioni naturali. Quindi la natura e l'arte in realtà servono, cioè sono anche casse di risonanza dei sentimenti dell'animo umano, e quando vediamo che siamo che l'acqua ci ha bagnato, che la pioggia, che un lago ci ha bagnato, sembra quasi che il protagonista stia piangendo, sì che fa tu pianga, ma di piacere. Quindi tutto ritorna poi a questa corrispondenza, a questa simbiosi di suggestioni che diventano un tutt'uno con l'identità del protagonista. La mia videorecensione finisce qui. Avrei tantissime altre cose da dire, perché il film è veramente complesso, è veramente articolato, è veramente sicuramente nei prossimi giorni altri pensieri, altre riflessioni nasceranno e si svilupperanno. È un film che va visto a tutti i costi, è un film che veramente riconcilia col cinema d'autore, che sa essere anche popolare, il cinema può piacere veramente a tutti, che può coinvolgere tutti. È un film che è costato meno del Vegetale con Rovazzi, che ha avuto un'accoglienza internazionale strepitosa, quindi che va assolutamente sostenuto. Quindi andate a vederlo, sostenetelo, tiferemo per qualche premio agli Oscar, almeno sceneggiatura, non lo so, vedremo anche con i pronostici. Le future live saranno dedicate sul canale agli Oscar, ai pronostici, alle attese, alle aspettative, anche con Silvio, anche con Fabrizio. Purtroppo Silvio non è potuto essere qui, però ci teneva veramente tantissimo a vedere questo film. Che altro dirvi? Condividete questo video se vi è piaciuto, dite tutto quello che volete nei commenti, parliamo del film, parliamo delle nomination, e soprattutto iscrivetevi al canale e mi raccomando, rimanete aggiornati sui prossimi video. Ci sarà l'aggiornamento, ci sarà la monografia su De Palma, non vi preoccupate, ne ho già girata metà, devo girare la seconda metà, poi fare un piccolo montaggio, non vi preoccupate, arriverà. Mi sforzerò per metterci meno possibile, perché so che l'aspettate, che l'attendete. Iscrivetevi al canale e soprattutto non dimenticate la cosa più importante, e cioè pedinatemi, sì che partu pianga, ma di piacere.